Sì, sì. Eccomi qua, benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Castinesi. Ho già detto nella chat di Telegram, di WhatsApp, nella chat di Facebook che avrei fatto la diretta intorno a quest'ora, visto che la giornata oggi, 8 luglio 2022, non permette tanto di andare in giro, quindi allora abbiamo optato per questa alternativa, ecco. Benvenuti a tutti quanti voi da parte mia, da Vittorio Castinesi. Stamattina siamo andati a trovare gli amici del radio show In Trasferta. Sono i carissimi amici dell'Hauser presso Villa Guastamacchia, dove abbiamo incontrato, vediamo un po' se mi ricordo, il mago della chitarra, Leo Tulipano, poi Pino Moretti, Franco Di Leo, Andrea Buongiovanni, Tonino Conversano, Felice Palumbo che suona le percussioni, il maestro Mimmo Povia e tanti amici dell'Hauser di Trani. Con me c'era il papà, il Nicola Cassinesi 78, il barone girasole Nicola, eccolo qui. Allora, con Nicola Cassinesi 78 abbiamo semplicemente un benvenuto. Benvenuto barone, buonasera. Buonasera. Come va? Come va? Aspetta che ti metto in vivo, in live, lo sentite? Se lo sentite ditemi sì. Auguri a tutti gli ascoltatori. A proposito, questa mattina siamo andati a sentire i nostri amici di C'è Chitarra. Ieri col banjo, che roba. Ieri col banjo, oggi chitarre a non finire. Insomma, voi come passate la giornata di oggi? Fatemelo sapere, visto che state guardando e magari non vi state nemmeno esprimendo con commenti. Sicuramente c'è qualcuno che vuole commentare, non l'ho ancora fatto. Fate un commento, dai, vediamo un po'. Commentate pure la giornata di oggi. Ecco, così magari. Tac, vediamo un po' se il messaggio arriva in tempo reale e ci date l'opportunità di intervenire. Eccola qua, commentate pure la giornata di oggi, dite cosa avete fatto. Cosa faremo in questa oretta, barone? Cosa faremo? Dai, facciamo un po' di musica, e anche un po' di saluti, perché no? Certo. Diamo qualche notizia, perché no? Facciamo un po' di intrattenimento, un po' di intrattenimento, e soprattutto vogliamo anche invitare le persone che sono collegate con noi a scrivere magari nei commenti, pure chiacchierando così al WhatsApp, dando i vostri messaggi vocali. Ricordo il numero 347 6215 614, così magari li possiamo ascoltare, i vostri vocali audio oppure le vostre
vostri video, perché no? Chiamateci, fateci sapere che ci state guardando, perché la cosa è molto simpatica. Allora, anche modi di dire in dialetto, eh? Modi di dire in dialetto. Ne hai qualcuno in particolare, Barone? Un modo di dire in dialetto, ce l'hai? No, il modo di dire, cioè hai un modo di dire? Io ho detto sempre, guarda il naso e fatti cazzo tu. Ecco, bravo. Questo è uno dei modi di dire che dovete, come dire... Vediamo nell'elenco se c'ho qualcosa. Allora... Sì, ce l'ho. Un modo di dire. Vediamo se ce l'ho. Sentiamo questo, vediamo un po'. E sulle monache. Allora, aspetta. Senti. C'è un detto tranese. Sì. Che è sulle monache. Com'è? Sì. Cantando. Lo monaco te lo commenta da una nevolna trenta. Questo è quanto? La monaco da un commento ogni pandone ne volo 30. Bello, mi piace. Questo è il nostro amico Nicola, che salutiamo, che ci ha mandato questo suo commento audio. Potete farlo anche voi, come, come ha fatto il nostro Nicola. Salutiamo il nostro amico Nicola, che adesso sicuramente non sta a colonna oggi. Oggi non sta a colonna, vabbè. Sicuramente oggi la giornata... Ci mantiene fermi a casa, Noi siamo in studio in questo momento. Commentate pure la vostra giornata. Cosa avete mangiato? Cosa hai mangiato oggi, Barone? Io? Molto buono. Salsiz Kavet. È un piccolo menù, un grande piatto. Piatto come si deve. Salsiccia. Arstut, vai. Bello, garbato. Sì. Buono. Bravo. Un bel filetto crudo, perché giustamente gli piace. Saluto Gianni, Rosanna, Gianni Palmieri. E saluto anche Rosanna. Facciamo un po' di informazione. Nel frattempo, ci è arrivata una comunicazione tramite l'addetto stampa del Comune di Trani. Per che cosa? Per salutiamo Virginia. Ciao Vito. Salutiamo Virginia. Salutiamo ovviamente tutti quelli che si stanno collegando. Ci è arrivata una comunicazione poco fa tramite email vittoriocassinisi@gmail.com, che troviamo su questo canale, che poi se volete potete anche voi andarvi a dare un'occhiata. Ed è riguarda domenica, ci sarà Battiti Live. Domenica Battiti Live è una giornata molto impegnata, ed è anche una giornata dove vedrà il coach di Protezione Civile impegnato. Sarà un imponente imponente servizio predisposto sia nella zona dell'evento che su tutte le arterie principali. Quindi ricordiamo che dopo, grazie Vito, ricambia, dopo il grande successo delle prime quattro puntate che sono tenute a Bari, a Gallipoli, ci si prepara anche al gran finale di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il programma di domenica 10 luglio a Trani, nella bellissima Piazza Quercia, che è stata già quasi del tutto allestita. Insomma, il palco è stato già sistemato. Oggi credo che insomma abbiano solamente coperto la parte importante, però la piazza è in sicurezza, e che affaccia ovviamente sulla bellissima perla dell'Adriatico, sul porto, con lo sfondo della cattedrale sul mare. L'accesso all'area dello spettacolo sarà libero, ve lo posso dire già da adesso, perché è anche una informativa che è arrivata poco fa, e ovviamente sarà consentito fino alla capienza massima, con l'accesso unico da Piazza Plebiscito. Se voi andate vicino l'Amet, lì c'è una struttura che è stata montata per dare l'accesso, e quindi da lì potrete entrare per poter seguire la finale. Uno in Piazza Plebiscito ci sarà un maxi schermo per consentire ovviamente alla gente di seguire la finale.
poi vicino all'ingresso della villa comunale, e uno sul porto in via Statuti Marittimi nei pressi della statua di San Nicolino. Quindi ci sono due posizioni di maxi schermo e poi tutta la struttura di Piazza Quercia che potrete seguire, ripeto, fino alla capienza massima consentita. L'accesso, l'abbiamo ricordato, unico da Piazza Plebiscito vicino alla villa comunale, e l'imponente servizio d'ordine predisposto sia sulla zona dell'evento che su tutte le arterie. La città sarà presidiata da tutte le forze dell'ordine, della polizia locale. Interverranno rinforzi mediante anche convenzioni stipulate con i comuni di Ruvo, Andria, e dai volontari della rete Coach di Protezione Civile. Quindi mi raccomando, collaboriamo in un certo senso. Perciò, che riguarda la viabilità, per chi arriva da Bisceglie, da Corato e più in generale dalle uscite della statale 16 bis Trani Sud e Trani Centro, è stata predisposta come area di parcheggio via Falcone e via Borsellino, dove si tiene il mercato il martedì. AMET implementerà le corse prevedendo dalle ore 16 alle 2 di notte di domenica 10 luglio un servizio di navetta gratuita ogni 15 minuti per Piazza della Repubblica, confermate al Palazzi di via Falconi e alla rotatoria di via Pozzopiano. Poi, per chi arriva da Andria, Barletta e più in generale delle uscite nord della statale 16 bis, quella di Sant'Angelo e Trani Nord, tanto per intenderci, bene, io vi ricordo che ci sono altre predisposizioni. Poi, che altro dovevamo dire? Nel parcheggio libero, su tutte le aree di via dei Finanzieri, zona commerciale, saranno attivi anche H24 e parcheggi custoditi privati insistenti nella zona nord. In previsione del numero importante di presenze previste a Trani nella giornata di domenica, in particolare pomeriggio e sera, l'amministrazione ha rivolto un invito ai tranesi a vivere la città senza utilizzare l'auto. All'invito si aggiungono atti concreti, come ad esempio l'implementazione delle corse di AMET nella tratta del mare, previste anche nella fascia pomeridiana, con ultima corsa da Mattinelle a scendere verso la città 18:15, orario insomma adatto. Ai residenti del centro storico si consiglia di utilizzare i parcheggi di piazza Re Manfredi, vicino al castello, Largo Pastore e via Lionelli, zone che saranno accessibili ai residenti solo esibendo documento ai vari varchi preposti. Poi la zona dello spettacolo sarà interdetta al traffico veicolare fino dalla mattina di domenica, escluso i residenti. L'area portuale diventerà off limits alle auto dalle ore 14, e si ricordano infine i provvedimenti assunti in materia di ordine pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. A partire dalle ore 13 di domenica, divieto di vendita, proprio ovviamente ricordiamolo, fino alle ore 6 di lunedì 11, divieto assoluto su tutto il territorio comunale di vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro e o in lattine. Cioè, voi che state, non so, a Pozzopiano o che state in via Andria, non vi sognate di portarvi la cassa di birre perché l'avete portata di lì, e poi lì ovviamente sarete penalizzati che verranno requisite, quindi mi raccomando, è anche divieto, quindi alla fine incorrereste in una multa bella pesante. Poi per giunta ricordiamo che è anche divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici nell'area portuale e nelle strade di collegamento e confluenti in piazza Quercia. C'è la zona rossa e gialla, come dalle planimetrie che adesso vi farò vedere, anzi faccio vedere la foto così magari mentre la sto leggendo. Allora vado a fare una cosa bella, vi do la planimetria della zona rossa e della zona gialla, ve la faccio vedere in questo momento, penso che sia più facile. Vediamo un po' se si è aperta la pagina, eccola qua, vi faccio vedere la planimetria, voilà, eccola qua. Queste sono ovviamente le indicazioni con tutti gli arrivi di altre città e quant'altro. Allora vediamo la zona rossa e la zona gialla, eccola qua. Qui abbiamo la zona rossa e la zona arancione. Vediamo. Continuiamo a leggere il comunicato.
rossa e gialla. Ah, ho scritto arancione, vabbè, non ho scritto arancione, è gialla, vabbè, comunque. È fatto divieto assoluto di vendere, introdurre o consumare alcolici e superalcolici nella zona dello spettacolo, nella zona rossa. Come vedete, qui è tutta Piazza Quercia, qui c'è tutta Piazza Plebiscito, compreso via San Giorgio, piazza del Palazzo San Giorgio, nei pressi della via Statuti Marittimi, insomma, è tutta una bella fetta di spazio. E è fatto obbligo anche ai titolari delle attività di somministrare presenti nelle aree interne alla zona rossa, fermo restando i divieti imposti nei punti precedenti, ovviamente di effettuare la stessa esclusivamente all'interno dei locali, o possono vendere nei locali, però utilizzando bicchieri di carta e di plastica. Il servizio al tavolo nella zona gialla potrà essere svolto regolarmente, quindi non è penalizzato il commercio, ma allo stesso tempo si evita di fare un po' di pastrocchi. Ok, questo è quanto, e ci tenevo proprio a dare un'informazione più che corretta. Ricordiamo i parcheggi: chi arriva da Barletta, Andria, dell'uscita 16B, Strani Sant'Angelo, Trani Nord, sono parcheggi liberi su tutte le aree in via dei Finanzieri, zone ipermercati, parcheggi custoditi privati attivi H24. E poi ancora, chi arriva da Biceglie, Corato, uscite 16B, Strani Sud, Strani Centro, parcheggio su tutta via Falcone e via Borsellino, lato ferrovia, quelle a spina di pesce, non mi mettete a cazzo di cane, come si dice a Trani, cioè uno dietro l'altro, a spina di pesce. Lato città, raso marciapiede, navetta gratuita ogni 15 minuti per Piazza della Repubblica, fermate ovviamente Palazzi, rotatoria, via Pozzopiano. Date queste indicazioni, il barone sento che sta già preparandosi. Cosa ti dice questa musica, barone? Cosa ti dice? Che ti dice questa musica? La presentazione. Facciamo la presentazione con il barone. Che il barone, quando sta la presentazione, prende. Allora vai, Vittorio Cassinisi presenta Radio Show. Vai, barone. Vittorio Cassinisi. Ehi. Presenta Radio Show. Radio Show. Yo. Oh, questa è, aspetta, speciale edizione. Speciale spedizione. Non è la spedizione, è quella abituata, fa le sue edizioni. Edizione speciale. Speciale edizione. E poi devi dire battiti live. Battiti live. Battiti. Battiti peggio fare. No. Battiti live. Battiti live. Hai visto? Montrone, prendilo come sponsor. Ah, barone Cassinisi di Consettando. Che c'è? Sempre gratente me. Vai tu prudente. C'è anche il prudito oggi. Vabbè. Allora, signori, l'abbiamo ricordato che domenica prossima ci sarà questo grande evento e quindi mi raccomando, se non utilizzate la macchina è meglio, muovetevi a piedi, in bici, con i monopattini se volete, ma è meglio a piedi, camminate, fate un po' di movimento, sti cazzo monopattini, no, che veramente hanno scucciati, poi li mettono anche sui marciapiedi, manco se fossero, che so, l'attaccapanni, vabbè. Comunque, a parte questo, volevo ringraziare anche i miei carissimi amici che incontro sempre costantemente nelle mie mattinate spensierate presso Villa Guastamacchia, e vi voglio veramente ringraziare, come ringrazio il mio caro amico Alessandro. E stamattina ci siamo divertiti con Alessandro. A proposito, vi faccio vedere cosa abbiamo combinato stamattina io e Alessandro con la sua Rivers of Babylon, o per modo di dire una versione di Rivers of Babylon molto casereccia. Vediamo un po'. Allora, fermate un po' la musica, eccola qua, Rivers of Babylon, versione casereccia, io e poi ovviamente col gioco del barone, vai, facciamolo vedere, vai. Rivers of Babylon dei Bonnie M. Hey.
Guardateli come sono belli! And a river so... Solo! Che coro, eh! Sentite che coro! Guardate il nostro solista, è un solista, sta sempre insieme, ma è solista. È un grande, Antonio Lamassano, maestro di Bocomia, Leo Musico, Felice Palumbo, i nostri amici dell'Hauser, Franco Di Leo, Andrea Buongiovanni, e qui abbiamo Pino Moretti. E come il parole non c'è nessuno, più di uno, allora. Bellissimo, bello, 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 un bel intervento questa mattina, ci siamo divertiti. Vado a vedere, vado a vedere un'altra cosa molto simpatica che per esempio non me l'aspettavo, il nostro Andrea Buongiovanni che suona l'armonica a bocca con Oh Susanna. Guardate un po' che bella cosa che ci ha fatto sentire il nostro Andrea. Oh Susanna, signori, questa è una cosa inconsueta, mai sentita. Andrea Buongiovanni suona l'armonica. Bellissimo, bello, la sorpresa, la rigonette, colì, che è la rigonette, la rigonette si chiama, quell'armonica a bocca, trans, la rigonette, in dialetto tranese. Bene, allora, prima di concludere, un altro bel intervento stamattina c'è stato, che abbiamo fatto un pezzo straordinario, questa volta è un pezzo di Lucio Battisti, canzone intitolata Prigioniero nel mondo, pezzo suonato, cantato dai nostri amici, io li ho definiti un gruppo musicale definito C'è chitarra, Prigioniero nel mondo, un po' di musica, noi naturalmente vi auguriamo ancora una volta buon ascolto e voilà per voi.
Prigioniero nel mondo con una versione suonata, cantata, interpretata alla maniera loro, diciamo la verità, mi piacerebbe anche definirla gruppo, il gruppo C'è chitarra, e quindi con loro ci divertiamo la mattina siamo con un po' di amici, e quindi sentiamo un po' di musica. C'è alle volte che si aggiunge Aldo Episcopo, alle volte si aggiunge anche chi altro, c'è Stefano De Cillis, oltre a Leo Tulipano, Pino Moretti, Franco Di Leo, Andrea Buongiovanni, Tonino Conversano, Felice Palumbo, Mimmo Povia e ovviamente gli amici dell'Hauser Trani. Oh, e adesso è arrivato il momento di fare gli auguri di buon compleanno. E andiamo, vai. Papara. Tanti auguri a te, a te, a te, tanti auguri felici, lieti, giorni lieti. Oggi è venerdì 8 luglio 2022, faccio un po' di auguri anche a quelle persone che magari in questi giorni non ho avuto il piacere di essere con loro, sicuramente si aspettavano di avere gli auguri, allora facciamo agli amici che oggi compiono gli anni e quelli che già li hanno compiuti, quindi ci risolviamo anche così. Allora, tanti auguri di buon compleanno, partiamo a Verdiana Gallo. Verdiana è una ballerina fantastica, straordinaria. Saluto anche Alessandro, saluto Roberto, saluto Manu, tutti i ballerini di swing, di boogie woogie, di rock and roll e quanti altri ce ne sono. E auguri, auguri, auguri. Auguri anche ad Angela Capurso, Elio Losito, Gianni Fortunato, Maria Grazia Filisio, Michelangelo Mastrototaro, Antonella Cortellino, Isabella Di Liddo, Carmela Manfra, Stefania Mazzone, Rino Maraciuolo, e là siamo arrivati a 50, eh? Alen D'Angelo, Roberto Ciardi, Rosa Procacci e al mio caro amico Filippo Amicarelli. Ciao Filippo, grande Filippone. Oh, tanti auguri di buon compleanno anche a quelle persone, meglio tardi che mai. Non li ho fatti questi giorni, ma comunque sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube, sulla mia sul mio canale anche su WhatsApp, ho inviato gli auguri, sempre comunque con un messaggio privato. Credo abbiate gradito. L'altro ieri, 6 luglio, è stato per esempio il compleanno del mio caro amico Antonio Bucci, che ieri siamo andati a vedere al bar Ultimo in Piazza della Repubblica con Carmine Terracciano che suonavano. Bravissimi, bravissimi e molto bravi. Davvero. Poi complimenti anche a Laura Scaglione, Nicola Lattanzio, Rossella Chietri, Lucia Di Leo, Gabri Lunatica, Francesca Canaletti, Tiziana Cormio, Michele Di Nardo, Damiano Baldassarre, Laura Antonino, Matteo Swirs, Pituccio Di Pasquale, Antonio Monopoli, Giuseppe Beppe Mazzone, Giovanni Pappalettera, Nicola Scaringi. E poi ieri è stato il compleanno di Giuseppe Tizzano, Doriana Di Pinto, straordinaria Doriana, ciao Doriana, Valentina Ancler, Gigi Procacci, Paola Tiberio, Nicolas Modugno, Pippo Gargiuolo. Ehi Pippo, ah, sei quasi vicino ai 60, bene bene. E poi auguri anche a Rosa De Carlo, Cristina Bassi, Vito Landricina, Francesca Di Palma, Domenico e Fabiola La Fiandra, Claudia Lisco, Serena Minetti e Leo Cortellino. A loro faccio tanti, tantissimi auguri. C'è qualcuno che festeggia anche l'anniversario di matrimonio. Oggi, per esempio, ho visto sulla pagina Facebook che festeggiano l'anniversario di matrimonio e sono ben 52 anni. Al signor Mario Schiralli e alla sua signora tanti auguri di buon anniversario anche da parte del mio barone. Parapà. Barone, auguri alla signora Schiralli e ovviamente al dottor Schiralli. E al dottor Schiralli. E al dottor Schiralli e tutta la comitiva. Grazie, buon anniversario di matrimonio. Poi ancora tanti auguri a vediamo un po' se qualcuno mi sfugge, magari qualche Valeria festeggia l'anniversario di matrimonio, tanti auguri anche a Valeria. Poi vediamo quanti sono gli altri che buon compleanno anche alla figliola di Giulio, ciao, tanti auguri alla nostra carissima Anna Maria. Poi
a 8 luglio 1970, quindi sono 52 anni di matrimonio il dottor Schiralli e la signora Schiralli. Non c'è bisogno di gridare, abbiamo capito. Schiralli, è un saluto particolare. Via, tanti auguri. Tanti auguri. Che succede? Stiamo arrivando, stiamo chiudendo la trasmissione con gli ultimi auguri, mentre vedo che c'è Stefania e Gianluca che festeggiano l'anniversario di matrimonio. Tanti auguri anche a voi. Vediamo chi altro festeggia, così almeno ci becchiamo anche. Ah, Elisa, buon compleanno Elisa. Elisa, tanti auguri anche a te. E poi ancora Andrea Leo festeggia il suo anniversario di matrimonio, tanti auguri. E ancora buon anniversario ad Annalisa e Giuseppe, tanti auguri, buon anniversario di matrimonio, buon compleanno anche a Nicla, buon compleanno Nicla. E vediamo se abbiamo completato, sì, abbiamo completato. Bene, con questo noi naturalmente vi salutiamo, vi ringraziamo. Questa puntata, come dire, veloce, flash, speciale, eh? Esattamente. Abbiamo informato anche della situazione parcheggi, di come dovete muovervi su Battiti Live domenica prossima. Anzi, farò di più adesso nei commenti, ecco, vi lancio il link in modo tale che possiate prendere questo link, farne tesoro durante la diretta di oggi, va bene? Il link dove sta? Qui lo inviamo. Ciao Nina, saluta Annunzio Piumella che si è collegato. Passiamo ovviamente alla diretta e mettiamo il commento, ricordandovi che sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube, su tutte le altre piattaforme ci sono i riferimenti, va bene? Quindi questi riferimenti li potrete tranquillamente utilizzare, e vi sto inserendo adesso il link per poter vedere tutte le informazioni. Se poi andate sulla pagina di Trani News, su pagina Facebook, c'è anche ovviamente tutta l'informativa per come bisogna organizzarsi e muoversi per chi arriva da fuori, da chi arriva fuori Trani per Battiti Live. Grazie a tutti quanti voi per aver seguito questa puntata speciale. Saluto Simonetta Dimitrio. Ciao Simonetta, che si è appena collegata. Ahimè, si è arrivata in ritardo. Ci risentiamo alla prossima occasione. Ancora una volta, una risentirci e una rivederci. Bye bye!